Benvenuti amici di assisportivo.com, siamo col mister Roberto Ferraro, al quale chiedo un commento della partita, il secondo posto nella Coppa Puglia. Come quello di stamattina? Come quello di stamattina. Purtroppo non è come quello di stamattina. È un commento, è stata una partita intensissima, giocata punto su punto già dal primo set. Abbiamo perso il primo set 34-32, vabbè, anche la voce mi sta abbandonando. E già abbiamo indirizzato male le sorti dell'incontro. Poi siamo riusciti a raddrizzarlo vincendo il secondo e il terzo, e il quarto e il quinto, cioè anzi il quarto c'è stato un calo fisico e anche di concentrazione, che ha permesso di rientrare in gioco il Bari. Il quinto set siamo stati avanti fino all'11-8 e poi qualche errore di troppo dovuto magari probabilmente alla stanchezza dei giocatori, qualche errore arbitrale, e ha consegnato il trofeo nelle mani del Bari. Un arbitraggio un po' discutibile? Un arbitraggio un po' discutibile, però sicuramente se noi fossimo stati un po' più in forma non saremmo arrivati a metterlo in discussione, insomma. È anche colpa di un format che è la Coppa Puglia, che prevede una competizione in una stessa giornata, no? Più competizioni in una stessa giornata. Sì, giocare due partite nella stessa giornata, ma si sa che quando si usano queste formule di gioco ci sono tanti fattori che possono condizionare il risultato, la stanchezza, quindi la miglior forma in quel punto del campionato, e quindi stavolta ci è andata male, diciamo. Una sfida infinita con l'ASEM di Bari? Una sfida infinita, penso che ci rincontreremo, cioè è probabile che ci rincontreremo nei playoff, perché tranne passi falsi del Foggia, poco probabili, entrambe ci troveremo nei playoff. Siamo con il mister Valente, vincitore della Coppa Puglia, al quale chiediamo un commento della partita e la prestazione dei suoi ragazzi. Certo, è stata una battaglia, perché da stamattina insomma non era assolutamente facile far bene, e per questo devo ringraziare veramente tutta la squadra, dal primo al tredicesimo, perché fare una manifestazione di questo tipo, dove si gioca la mattina, dove non si è ancora capace ancora di far bene, e poi il pomeriggio fare una battaglia del genere, portare a casa la Coppa Puglia, è qualcosa di bello, e questo è un grande merito. Questi ragazzi che lavorano tutte le settimane in palestra con grande sacrificio. Ecco, ringrazio loro veramente, perché senza di loro sarebbe stato difficile. Ancora complimenti, vorrei parlare un po' dell'arbitraggio e dell'interruzione un po' più lunga rispetto alle altre volte. Certo, a me dispiace, però alla fine il punteggio era sbagliato purtroppo, in effetti poi abbiamo ripreso con una rotazione errata, quindi l'arbitraggio si sa, ha diviso, diciamo, i punti, gli errori in questo senso, perché anche per noi ci sono stati dei momenti dove ha sbagliato tanto, però nello sport c'è anche questo purtroppo, dobbiamo accettarlo con serenità, e noi siamo stati, diciamo, bravi nei momenti importanti, e dopo sotto di 2-7-1 siamo stati bravi ulteriormente ad avere la tranquillità e la serenità, oltre ad essere convinti di poter portare a casa il risultato, e ci siamo riusciti per fortuna. Era un obiettivo calcio d'età, e noi come staff tecnico e giocatori ci eravamo prefissati, quindi siamo molto contenti di averlo portato a termine, insomma. Direi una storia infinita con l'Iposea, no? In campionato, Coppa. Assolutamente, cioè, noi infatti volevamo rifarci dopo le due sconfitte sia qui che in casa nostra, e dopo il 2-7-1 pensavamo di essere tornati, cioè, di tornare di nuovo nel tunnel, però poi abbiamo avuto una grande forza di reazione, abbiamo reagito bene, e ripeto, abbiamo portato con grande sacrificio, umiltà e volontà il risultato a casa. Complimenti. Grazie. Ultima cosa, posso? Vorrei fare i miei complimenti anche all'Iposea, all'Udas e alla città di Cerignola per averci accolti per questa manifestazione. Grazie mille.